Diciamo che la cosa è partita molti anni fa, è partita dal 1947, quindi una bella barcata di anni. Avevo allora 17 anni e in ambito parrocchiale, appena finita la guerra, sono stato impegnato in una commedia che, diciamo, ancora recentemente l'ho portata sul palcoscenico. Una commedia atto unico, dove era un po' una cosa piuttosto che faceva ridere, ecco, una cosa comica. Praticamente si trattava di una commedia dove io facevo il soldatino e che tenevo in mano un fucile e che ricevevo ordini, un bel momento, no, questo ordine è cambiato e so che mi sono tirato giù i pantaloni in scena, no, no, non altro, intendiamoci. Ecco, di lì sono partito. Io ricordo che allora avevo una paura matta da giovane di stare in mezzo sul teatro, era una cosa veramente che mi spaventava. Ora siamo circa 25 e ci prodighiamo qui in Riviera. Un po' dappertutto ci conoscono e ci contattano nei dintorni e dove andiamo sempre otteniamo dei successi abbastanza notevoli.